È bavarese, lei dice no, non è bavarese. È bavarese, però leggendo anche la Bibbia, perché mi sono interessato anche di Bibbia, molti non lo sapranno, sui gay nella Bibbia ci sono 6 ammonimenti, per gli etero 362. Quindi il peccatore è lui, cioè lui nel senso di etero, cioè lei in senso di lesbica, o gay. Certo. Lui, papà, è molto ossessionato dall'omosessualità. Perché? Non so, non rispondo a questa domanda. I tedeschi rispondono sempre, perché questi sono quei colleghi tedeschi in Germania, persone del mondo della cultura come te, dello spettacolo, che fanno spettacoli su Papa Ranzi, che dove c'è la folla, infine, noi in Italia diciamo ironizzano molto su di lui. Sì, no, c'è da dire però. Lui è ossessionato però, Piero, è ossessionato. Quell'altro era un macio pazzesco, l'altro papa. Era meno ossessionato dall'omosessualità, è un dato di realtà. Allora anche le guardie svizzere sono ossessionate. Da lui? Non lo so se da lui o da altri, comunque insomma. Da Gheorghe, da chi? Mi toglierei da questo gine qua. Bene. Impiccio. Siamo quasi arrivati alla conclusione, però volevo che Paola, a tutti gli amici qui convenuti, ci desse un consiglio su cosa fare laddove ci trovassimo ancora nel prima. Cioè, siamo gay, ma non ce la facciamo ad uscire, a dirlo, a muoverci, a difenderci, a relazionarci. Tu ce l'hai fatta con una discreta fatica. Sei passato anche attraverso un matrimonio con un uomo, Massimo, un medico. Lo hai lasciato attraverso una lettera d'amore, che lui ha capito, poi si è suicidato. Però, insomma, no, vabbè. Però ecco, quale può essere un consiglio che diamo ai tanti, perché sicuramente ci saranno qua gay che hanno ancora quel problema che deve essere assolutamente risolto? Ma sì, questo libro è stato scritto soprattutto per i ragazzi e le ragazze, perché non commettessero gli errori che ho commesso io. E quello che gli uomini e le donne che non riescono a vivere alla luce del sole la loro omosessualità. Vedi Chiambretti? E è stato scritto anche per gli eterosessuali, perché gli eterosessuali capissero. Vedi, il coming out non significa appunto mettere i cartelli ogni mattina. Noi ogni mattina vediamo ogni giorno il coming out degli eterosessuali, piacere, io sono la mia compagna, il tuo collega di lavoro che ti dice domani parto, oppure ho fatto l'amore con la mia compagna, è stata una cosa meravigliosa, o viceversa. Il coming out degli eterosessuali è nella vita, ma giustamente. Ecco, io voglio dire a tutti i gay e le lesbiche che sono qui stasera e attraverso il libro abbiamo cercato di fare questo, che non c'è niente di sbagliato in loro, che devono vivere assolutamente, devono stare dove sta il loro desiderio, perché se non si sta dove sta il loro desiderio, la loro natura si rende innanzitutto infelici se stessi e sicuramente anche infelici gli altri. Quindi trovate il coraggio di vivere la vostra vita, perché una sola è la vita e voi la dovete vivere come tutti gli altri. Brava Paola, brava Riccarda, brava anche la signora Maionchi. Chiuderò con una frase che dovete portarvi a casa. Se Michelangelo fosse stato un etero, nella Cappella Sistina avrebbe messo la tappezzeria. Grazie, arrivederci.